Sindaco Valenti, oggi la seconda tappa della marcia su Palermo, intanto le chiedo dove si trova in questo momento. Io mi trovo a Campofiorito. Abbiamo avuto una ottima accoglienza da parte del sindaco, del presidente del consiglio, grande solidarietà per il rilancio del territorio tutto e quindi per questa iniziativa che mira ad accendere i riflettori e a non spegnerli più sulle terme di Sciacca. E quindi siamo contenti, ci hanno accolto, ci hanno dato un po' di cose da bere perché il cammino è pesante, c'è caldo, ma va bene così. Ecco, Sindaco, lei parlava di luci dei riflettori accese. È possibile dire che l'intervento di ieri del Presidente Musumeci si può anche interpretare come un fatto positivo in questo senso, nel senso che c'è stata una risposta all'iniziativa? Io la definirei una risposta un po' scomposta a questa iniziativa, che invece è un'iniziativa molto pacifica, assolutamente apolitica e assolutamente inclusiva. Però togliendo il fatto che sicuramente la reazione è scomposta e ritengo anche poco garbata dal punto di vista istituzionale, possiamo anche dire che è un modo per verificare qual è l'intendimento della Regione Siciliana. D'altronde noi abbiamo detto che vogliamo risposte e certezze. Se il governo della Regione, se il presidente Musumeci è in condizioni di darci risposte e soprattutto certezze, certezze, meglio, meglio, che ben venga, meglio. Non è una marcia e un cammino che mira ad avere risposte negative, a dimostrare l'incapacità di qualcuno. È un cammino che serve per sapere cosa sarà del patrimonio termale di Sciacca. Lei ieri ha diffuso un videomessaggio, una specie di lettera aperta al presidente Musumeci, ha invocato rispetto per la città, poi ha anche criticato alcuni passaggi dell'intervista che il presidente ha rilasciato alla nostra emittente, soprattutto in riferimento alla questione INAIL. Lei sapeva dall'INAIL che loro attendevano notizie dalla regione, invece poi ieri Musumeci ha detto che è stata l'INAIL a tirarsi fuori. Possiamo metterlo come esempio di confusione questo, della confusione in cui sono finite le nostre terme? Certamente, e per questo cerchiamo chiarezza. Io tutte le indicazioni, cioè tutto quello che io dico, lo dico perché ho documenti alla base. Questo lo voglio fare presente. E quindi se ci sono imprecisioni, bisogna chiarire anche le imprecisioni. Perché non facciamo un bel tavolo aperto e confrontiamo le nostre carte, però, non soltanto le opinioni. Al riguardo non c'è dubbio che il patrimonio termale sia di proprietà della Regione Siciliana, che la Regione Siciliana doveva provvedere a tutti gli allineamenti catastali. Non c'è dubbio che in questo momento il Comune non ha alcun potere e alcuna competenza sul patrimonio termale, purtroppo, aggiungo, così come non c'è dubbio che INAIL abbia evidenziato un interesse sul patrimonio termale che non abbia ricevuto risposta alcuna da parte della Regione Siciliana. Tutto questo lo dicono i documenti, non lo dico io. E allora a questo punto l'intervento che è stato annunciato più che altro di manutenzione, più che di ristrutturazione, per rendere le terme più appetibili, qual è il commento che si sente di fare rispetto alla prospettiva che sta venendo fuori, che si andrà, dopo questo intervento di manutenzione, ad un quarto bando? L'intervento di manutenzione vorrei capire in cosa consiste e soprattutto qual è l'entità delle risorse che vengono messe a disposizione. Perché cosa si intende manutenzione? Cioè si intende evitare gli atti di vandalismo e quindi murare le porte, le finestre? Si intende mettere sul tavolo 20-30 milioni di euro per fare la ristrutturazione? Questi soldi ci sono oppure no? E soprattutto quali sono i tempi? C'è un progetto di manutenzione straordinaria che riguarda il nostro patrimonio termale? Questo bando di cui si parla è un bando che verrà emanato tra un mese, tra un anno, tra 10 anni? Questi lavori sarebbero lavori da fare in un mese, in un anno, in 10 anni? Tutto questo credo che la città meriti una risposta. Non è più tempo di attesa e non si può dire che noi siamo stati, lasciando perdere lo scivolone istituzionale che mi riguarda personalmente, ma io lo ribadisco,
Io ho confidato, mi sono veramente, ho collaborato in tutti i modi, Quindi Colomba ma in questo vogliamo senso, chiarezza. lei è stata una colomba nel senso della collaborazione offerta alla regione e poi è Certo che diventata sono stata falco una qui. colomba, non c'è dubbio, non c'è dubbio, non c'è dubbio. Sono stata una colomba perché ho dato grande collaborazione alla regione siciliana, tenuto conto che secondo me la sinergia fa muovere tutto e quindi non mi ha fermato nulla dall'essere collaborativa con il governo regionale. Ma è anche evidente che io devo difendere, devo tutelare la nostra città. In questo momento noi abbiamo una prospettiva di sviluppo. Noi sappiamo che il termalismo è sviluppo. Noi abbiamo il termalismo nella nostra città. Non possiamo aspettare un anno, 10 anni nell'attesa che qualcuno o qualcosa possa cambiare lo stato di fatto. Soprattutto nella considerazione che c'era stato detto. Cioè c'è stato detto tra un mese il bando, a Natale il bando, a gennaio il bando, a febbraio il bando, a marzo il bando. Poi c'è stato detto no, abbiamo trovato la soluzione con INAIL. Adesso si parla di manutenzione, ma manutenzione per fare cosa? Sul piano politico, un'ultima considerazione. Ieri Musumeci, in buona sostanza, ha detto: ma voi, noi siamo venuti dopo Crocetta, è stato Crocetta a chiudere le terme. I disastri sono stati compiuti da lui, noi in 3 anni abbiamo rimediato a quei disastri. Le chiedo quest'ultima riflessione: come commenta questa parte della dichiarazione? Che io non sono assolutamente qua per difendere il governo Crocetta o la malafatta del governo Crocetta sulle terme di Sciacca, perché io lo ritengo responsabile della chiusura delle terme di Sciacca, quindi non è questa la ragione, non c'è una ragione politica. Però faccio pure presente che adesso il governo regionale volge quasi al termine e che comunque non abbiamo ad oggi la riapertura che era stata annunciata da questo governo. Non importa quale sia la connotazione politica, quello che a noi serve è la risposta e soprattutto non cadiamo di nuovo nella logica della polemica politica, perché non se ne può più, la città è ferma per la polemica politica, perché tutto quello che può andare avanti viene bloccato da chi ritiene che non debba andare avanti per una questione politica. Non è più possibile, il futuro non passa da lì. Ed è una cosa, mi permetto di dire, è una cosa quasi sconfortante che politicamente a Sciacca si creino i problemi sulle terme. E io in questo cammino sto incontrando amministrazioni di tutti i colori politici, tutti a sostegno, tutti che dimostrano solidarietà, tutti pronti a venire venerdì per sostenere la nostra battaglia per la riapertura delle terme. Tutto questo secondo me dovrebbe farci riflettere come senso civico e come appartenenza ad una comunità che un colore politico non deve averlo. Brevissimamente, anche una cosa diciamo che rileva dal punto di vista umano. Ieri è venuto fuori che Musumeci è talmente arrabbiato che non vuole più avere rapporti né istituzionali né personali. Lei come la pensa? È possibile immaginare che voi non vi sediate più per parlare di questa cosa? Io mi auguro che sia stato un momento di rabbia soltanto. È banale dire che si tratta del presidente della regione e il presidente di tutti, questo l'ho detto anche ieri, quindi che in qualche modo decida di non parlare con un territorio, con un comune, perché ritiene questo comune politicamente ostile, sarebbe veramente una grandissima caduta istituzionale di un presidente che rappresenta l'intera regione, rappresenta i cittadini di Sciacca, rappresenta l'amministrazione comunale di Sciacca e me nella qualità di sindaco. Quindi non credo che nei rapporti istituzionali tutto questo possa avere un valore. Mi auguro che sia soltanto un momento di rabbia, se dovesse essere così ci sarebbe veramente da piangere.